Buonasera e benvenuti al video punto di aprile. Ad un mese esatto dalla fine del torneo, leggiamo immediatamente la classifica e vediamo un po' la situazione di ogni singola squadra, accennando brevemente anche ai risultati delle ultime 4 giornate. Team 47, San Siro 46, Galaxy 45, Eccezionale 44, Ciccio 40, Sballetto 39, Zazai Mandrake 38, Sakurambo 35, KKC 34, Alvaruccio 30 e Monsters 28. Cominciamo dalla New Team. In 4 partite la New Team ha segnato appena 2 reti, 1-0 alla 26esima contro Sballetto ed 1-0 contro Sakurambo alla 28esima, ma ne ha subite solamente una, 1-0 contro la Ciccio alla 27esima, totalizzando addirittura 7 punti se si considera anche lo 0-0 della 29esima giornata contro l'Alvaruccio. Ha subito solo 30 gol, cioè Sakurambo e Galaxy hanno subito di meno soltanto loro. Ed ecco spiegato il motivo per cui continua, anche se appare sempre più stanca a dire la verità, la sua marcia verso la conquista del titolo. In generale comunque da quel famoso 5-0 contro Zazà dell'8 marzo, l'attacco biancazzurro è risultato sempre più abulico e se non segna Di Vaio, ora ad una sola distanza da Ibrahimovic nei cannonieri, nessun altro riesce a buttarla dentro. La latitanza di Vucinic e Rocchi si fa sentire, Mazzarovic e Pacileo, che voci di corridoio danno per non confermato l'anno prossimo, stanno perdendo terreno anche nella classifica a punti e resistere agli attacchi degli avversari fino alla fine sarà davvero una cosa ardua, un'impresa ardua. Judo vai judo, ma sappiamo che per te è importanza. Judo vai judo, vai ma non usare la violenza. Judo vai il tuo dolore ti ha accecato. Dopo l'incredibile rimonta del mese di marzo, la San Siro di Portici completa la propria metamorfosi ed in questo mese di aprile si è stabilmente attestata tra le grandi. È ormai chiaro a tutti che punta decisa al titolo. 10 punti in un mese, non perde dall'8 febbraio, ed è prima nella classifica a punti, ha il miglior attacco con 47 gol fatti e il miglior centrocampista degli ultimi 4 turni, Gaetano D'Agostino. Nella 26esima giornata ha battuto 1-0 la Sakurambo grazie a Inzaghi e Iaquinta, nella 27esima segna ancora Iaquinta, ma il pareggio contro l'Alvaruccio è sofferto e un po' fortuito, considerato il senza voto avversario, e nella 28esima spazza via i Monsters con un sonoro 3-0, tripletta di Inzaghi e ritorno al gol di Kakà. Alla 29esima si aggiudica poi la sfida decisiva contro gli eccezionali, battendoli per 4-3, con doppiette di Kakà e D'Agostino e gol del solito Pippo Inzaghi. Li scavalca addirittura in classifica. Secondi ad un punto dal primo a fine mese qui di aprile, con un Pippo Inzaghi in queste condizioni, un Kakà ritrovato, un D'Agostino goleador, un Iaquinta che sopperisce all'imprevisto momentaccio di Floccari, ora gli Hammers sono caricati a pallettoni e pronti a mangiarsi tutti i prossimi sfidanti. Facciano attenzione Mazzarovic e gli altri, il presidente Giammetti ha molta fame. Un ragazzo coraggioso partirà e troverà la verità e vincerà Galaxy, solo Galaxy ti farà vedere l'universo. Galaxy, solo Galaxy, sempre Galaxy, come
Galak si è appareggiato, diremmo, squallidamente per 0-0 alla 26esima contro Perna, ma il punticino gli è andato anche bene. Aveva indicato un panchinaro in più, Senderos, puntualmente rimosso come da regolamento, e per tale motivo è incappato in un senza voto che non gli ha permesso di vincere e di sfruttare così una delle rare domeniche in cui segna Zalaieta. Alla 27esima ha segnato Zárate e per la prima volta Lichtsteiner, ma il 4 al subentrante Britos è di quelli pesanti e non riesce a vincere contro la Sakurambo. In questa occasione però è stato anche sfortunato, perché Corrado Mosca evita il senza voto di Donatello solo perché il Viola ha fatto un assist e gli è stato messo quindi il 6 politico. Alla 28esima ottiene di misura 3 punti importanti contro l'Alvaruccio, segnano ancora Zárate e Ambrosini. Alla 29esima infine sono protagonisti chi in un senso e chi in un altro i nuovi acquisti di Digaggio, entrambi provenienti dalla KKC. Zalaieta finalmente decisivo contro l'Inter, 7 più gol vittoria, e l'Angella 4 più un'espulsione. Vince ancora di misura la Galaxy quindi contro i Monsters, sempre battuti quest'anno, 9-0 negli scontri diretti. E i Galattici, che dire, subiscono pochissimi gol e nel mese di aprile continua questa buona tradizione difensiva, solo 2 reti incassate. Inoltre hanno il terzo peggior attacco di tutti e la seconda miglior difesa. Nono posto nella classifica a punti. Insomma, qualcuno ci spiega com'è possibile che si trova lassù in alto la Galaxy. Io, fortuna che ho un cervello eccezionale, veramente eccezionale, ma la gente mi ritiene un animale, un gran bell'animale. Potete campare, ma non fatemi grare. Dalle stelle alle stalle, dal primo al quarto posto, questo mese di aprile è stato catastrofico per l'eccezionale veramente, e non solo per i risultati. Un solo punto ottenuto alla 26esima contro Mandrake in 4 incontri è davvero pochino. Contro Mandrake, tra l'altro, è l'unico punto che quest'anno è stato concesso alla squadra di Ricci. Non si può certo dire però che i rossoverdi siano fortunatissimi nell'ultimo periodo. In questo breve arco temporale, infatti, si è completamente ribaltata la statistica dei gol subiti, che fino a quel momento erano molto pochi. Ora invece hanno subito ben 42 reti, più di tutti, a pari merito con l'Alvaruccio. Come dal manacco, però, si sta verificando quello che volgarmente viene chiamata la compensazione tra fortuna e sfortuna. Per lungo tempo, infatti, gli eccezionali subivano pochissimo. Ed ora, nonostante sia migliorata la loro percentuale realizzativa, prendono caterve di gol. Una prima avvisaglia si è avuta proprio alla 27esima giornata, quando i malcapitati De Santis e Fiori incapparono contro la KKC in un 5-0 avvilente e senza storia, che li ha completamente annientati ed annichiliti. Da allora la difesa è andata in tilt e la squadra si è sfilacciata, subendo un'altra pesante sconfitta alla 28esima per 3-2 contro il Real Zazà. E l'ultima, la più grave di tutte perché li ha visti scavalcati e scivolati al quarto posto, contro la San Siro alla 29esima per 4-3. Anche se c'è stata la doppietta del Gila che lo avvicina ad Ibra e Di Vaio, i quali sembravano irraggiungibili, non c'è pace nell'animo della dirigenza. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il presidente De Santis, sconfortato perché vede sfumare ad un passo dalla fine i sogni di gloria, si è scagliato violentemente e pubblicamente contro il povero Mister Fiore, reo al suo dire di non saper schierare bene gli uomini in campo e di aver comprato quel Quaresma che, costato troppo alle casse societarie, ha reso meno di zero. Dall'altro lato Mister Fiore non l'ha mandata a dire, rinfacciando al suo datore di lavoro una incompetenza imbarazzante in sede di mercato. La fine del rapporto sembra ormai vicina. Speriamo solo che tutto si risolva in un semplice litigio tra amanti. Sappiamo benissimo, infatti, che i due si adorano e non riuscirebbero a fare a meno l'uno dell'altro. Ma come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito.